Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché la sua sola coperta è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò, perché io sono pietoso. Quindi l'ebreo prestita di interesse solo a noi, non ad un altro ebreo. Noi non siamo ebrei, noi paghiamo l'interesse quando lui ci presta. Adesso capite perché nascono i ghetti. Perché i cristiani giravano i venerdì. Come? Tu presti ad un ebreo e non gli chiedi nessun interesse. Presti a me e mi chiedi un interesse disastroso. Io ti picchio. Crack! Difesa. La legge deuteronomica. Non farai al tuo fratello prestiti a interesse né di denaro né di viveri. È cambiata la legge. Nel codice dell'alleanza, la legge più antica, è solo il denaro. Tutto il resto ha interesse. Nel codice deuteronomico, invece, niente ha interesse. Non farai al tuo fratello prestiti a interesse né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Niente. Io non ho l'aratro, tu mi dai l'aratro. Sì, ma io ti do l'aratro se tu mi dai un sacco di frumento. No. Tu gli impresti l'aratro, punto e basta. Fine. Comprendete che c'è un salto. Mentre nella legge dell'alleanza il denaro solo era sottoposto all'assenza di interessi, tutto il resto poteva essere sottoposto a interesse, con la legge del Deuteronomio no, niente può essere dato ad interesse, niente. Né denaro, né viveri, né di qualunque cosa che si presta ad interesse. Allo straniero invece sì. Allo straniero potrai prestare ad interesse, ma non al tuo fratello. Perché? Il Signore tuo Dio ti benedica in tutto ciò che tu metterai mano nella terra in cui stai per entrare a prenderne possesso. Questa è una fictio iuris, perché questa legge è stata scritta quando gli ebrei erano già nella terra promessa da almeno 650 anni. Però il testo fa finta di essere stato redatto da Mosè al di là del Mar Morto. Se voi avete i famosi tre quadrati, sulla vostra destra c'è il Giordano e poi c'è il Mar Morto. Gli ebrei sono al di là del Mar Morto, fuori dai tre quadrati, sono nelle steppe di Moab, in attesa di entrare. Lì Mosè avrebbe composto il Deuteronomio. No, il Deuteronomio è stato composto nel VII secolo. Ma questi sacerdoti sanno che se non è Mosè con la sua autorità a proporre qualcosa agli ebrei non la osservano. La legge di santità. Se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è inadempiente verso di te, sostienilo come un forestiero o un ospite, perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa vivere il tuo fratello presso di te. Cos'è cambiato? La motivazione. Gli ebrei sanno che cosa vuol dire andare in esilio, essere poveri, doversi riscattare da soli. Il nemico.
velocemente perché l'esame che faremo sul decalogo è leggermente più interessante. Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino dispersi, glieli dovrai ricondurre. Quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi sotto il carico, non abbandonarlo a se stesso. Mettiti con lui a scioglierlo dal carico. Se gli animalisti conoscessero un po' la Bibbia, sarebbero più contenti. Legge deuteronomica. Se vedi smarrito un capo di bestiame grosso o un capo di bestiame minuto, non è più il bue, cioè non è più il camion, il mezzo di trasporto, ma è qualunque cosa che appartenga ad un altro. Se vedi smarrito un capo di bestiame grosso o un capo di bestiame minuto di tuo fratello, non è più nemico, è fratello. Cioè, di un ebreo, ti è simpatico, non ti è simpatico, ti ha fatto del male, non ti ha fatto del male, è tuo fratello. Non devi fingere di non averli scorti, ma avrai cura di ricondurli a tuo fratello. Se tuo fratello non abita vicino a te e non lo conosci, accoglierai l'animale in casa tua, rimarrà da te finché tuo fratello non ne faccia ricerca e allora glielo renderai. Lo stesso farei con il suo asino. Lo stesso della sua veste. Allora non sono più gli animali protetti, ma tutto ciò che tu trovi e non è tuo, devi custodirlo per restituirlo. Lo stesso farai del suo asino, lo stesso della sua veste, lo stesso di ogni altro oggetto che tuo fratello abbia perduto e che tu trovi. Non fingerai di non averli scorti. Se vedi l'asino di tuo fratello o il suo bue caduto lungo la strada, non fingerai di non averli scorti, ma insieme con lui li farai rialzare. Capite che la formulazione più antica riguarda il bue e l'asino, e basta. Qui invece la legge è cambiata. Con la prima legge tu puoi fregargli il portafoglio se lo trovi. Non puoi fregargli il bue e l'asino. Ma con la seconda legge non puoi trattenere niente. La legge è cambiata, però è sempre la stessa legge. Solo che questa ha ampliato il cosiddetto criterio di onestà. La legge di santità. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Ti ha dato il principio, punto. Quindi niente vendetta. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Wow! Da dove nasce questo principio? Tornate allo schema di pagina 1. Dov'è collocata la legge di santità? Dopo il 538. Tra il 586 e il 538 abbiamo l'esilio. Bene, in esilio a Babilonia compie il suo ministero un profeta che si chiama Ezechiele, il quale per primo in tutta la storia del Medio Oriente antico dice: guardate che non è più valido il proverbio «I padri hanno mangiato frutti acerbi e i denti dei figli si sono allegati». Quindi i figli pagano per il padre. Il padre ha sbagliato, paga il padre, pagano i figli, pagano i nipoti. Dice, finita. Solo chi sbaglia paga, ma paga anche colui che non aiuta l'errante a cambiare. Quindi se un tuo fratello sbaglia, non sei tu che paghi per lui, è lui che paga per se stesso, ma tu hai il compito di avvisarlo che ha sbagliato. Poi l'altro accetta la tua correzione, non l'accetta, sono affari suoi.
ma tu devi correggerlo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. È una legge che deriva dalla predicazione profetica, che all'epoca del Deuteronomio non c'era. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Osserverete le mie leggi, non accoppierai bestie di specie differenti, non seminerai il tuo campo con due specie di seme. OMG sarebbe un grosso guaio oggi. OGM. Non seminerai il tuo campo con due specie di seme, né porterai veste tessuta di due specie diverse. Io ho la maglietta cotone lana, un grosso guaio. Ma se voi notate, mentre la prima e la seconda legge sono, possiamo dire, una evoluzione, bue asino la prima. Bue asimo è qualunque altra cosa che non ti appartiene, la seconda. La terza è numero dei principi e basta. Per il decalogo cosa succede? Se noi lo leggiamo, e penso che per qualcuno questa mattina è la prima volta che legge il testo originale, ci accorgiamo di alcune differenze. Linea 38001, colonna di sinistra. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. Se guardate la colonna di destra è la stessa cosa. Sono le stesse parole. 003. Non avrai altri dei di fronte a me. Idem a destra. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Lo stesso. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Tutti e due i testi. Facilissimo. Questi due testi, anche se noi non sappiamo niente, non possono essere collocati dopo Ezechiele. Perché Ezechiele dice, ognuno paga per sé. Mentre qui la colpa dei padri cade nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Dunque, queste due leggi sono precedenti l'esilio. Ok? Adesso comincia a diventare più facile stabilire l'epoca di uno scritto. La prima volta che gli studenti sentono un professore di esegesi dire questo è un testo tardivo, questo è un testo invece più recente, restano piuttosto scettici, perché dicono, ma chi è quello lì? Come fa a dire che quello lì è un testo antico, un testo nuovo? Adesso voi cominciate a capire. E non è poco. Ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Fate un po' di matematica, una generazione 20 anni, mille generazioni 20.000 anni. Se noi abbiamo un antenato che è stato un bravo ragazzo, siamo protetti per 20.000 anni, quindi noi e anche i nostri discendenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Idem per la colonna di destra. Quindi fino alla linea 015 noi abbiamo la fotocopia, non c'è niente di cambiato. Adesso iniziano i guai. Linea 016.
Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Linea 016 della colonna di destra. Osserva, intanto è già cambiato il verbo. Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. È un'altra formulazione. 6 giorni lavorerai, farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame. C'è qualcosa in più qua. C'è il bue e l'asino. Perché se voi notate, alla linea 020, di là avete schiavo, schiava, bestiame. Di qua invece avete schiavo, schiava, bue, asino, bestiame, forestiero che dimora presso di te. Motivo di questo riposo. Motivo di questo riposo per tutti, eccolo qua. Perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Questo è il motivo. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato. Di là il giorno di sabato è benedetto. Benedizione in Oriente significa regalo. Dunque Dio vuole che tu osservi il giorno di sabato perché il sabato sia per te un regalo. Qui invece no, tu osservi il giorno di sabato perché è un ordine, punto. Notate che siamo in due mondi diversi. In Esodo 20 tu osservi il giorno di sabato perché? Perché Dio ha lavorato 6 giorni e quindi lavori 6 giorni anche tu. Dio si è riposato un giorno riposi anche tu. Di qua invece no, tu devi osservare il giorno di sabato perché devi far riposare i tuoi schiavi un giorno. Dio ti ha fatto riposare dalla schiavitù liberandoti dall'Egitto e tu un giorno per settimana ti comporti come Dio. Come Dio si è comportato con te, tu ti comporti così con gli schiavi.